Il tempo dell'Avvento presenta due caratteristiche. È un'epoca di preparazione alle solennità del Natale, in cui si commemora la prima venuta del Figlio di Dio tra gli uomini. Ma è anche un'epoca in cui, attraverso questo ricordo, i nostri cuori vivono l'aspettativa della seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi. I profeti dell'Antico Testamento testimoniarono che ci sarebbe stato un Messia, un discendente del re David, che sarebbe venuto a liberare il suo popolo. Ma allora ci chiediamo, qual è il significato del Messia nella Bibbia? Messia significa unto. Nella Bibbia il Messia era il Salvatore promesso da Dio, che sarebbe venuto a cambiare il mondo. E per noi cristiani è chiarissimo che Gesù è il Messia annunciato dall'Antico Testamento. Benvenuto, Fra Mans. In questa serie di programmi, nell'attesa dell'Avvento, mi piacerebbe iniziare chiedendole quale sia la relazione dell'Antico Testamento con il tempo liturgico nel quale stiamo entrando, chiamato Avvento. Nel tempo dell'Avvento, la Chiesa si fa meditare sulla storia della salvezza e cominceremo la lettura della genealogia di Gesù. Gesù è nato, era figlio di David, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco e così via. Quindi è un modello molto bello che ci viene proposto durante la meditazione dell'Avvento, la storia della salvezza. Nel capitolo 12 della Genesi abbiamo la vocazione di Abramo. Lascia la tua terra, va nella terra che io ti darò. In ebraico abbiamo Lech Lecha. Va verso di te, cominci un pellegrinaggio interiore a te, perché Dio sta in te, nella tua coscienza Dio ti parla, tu devi entrare in te. E Dio gli dice, tu sarai una benedizione. Abramo personalmente deve diventare una benedizione per tutte le nazioni. Questo è molto importante, il tema della benedizione. La benedizione toglie la maledizione e Abramo deve portare di nuovo la benedizione. Abbiamo il capitolo 15 di Genesi, sempre, l'alleanza che Dio conclude con Abramo. Dio dice, prendi un vitello di 3 anni, un capro di 3 anni, prendi le tortore, tagliale in due, perché concludere un'alleanza in ebraico si dice tagliare. E la notte Dio con una fiaccola di fuoco passa attraverso le bestie. E di nuovo abbiamo il tema della fede di Abramo. Abramo ha creduto e questo è stato annoverato a lui come giustizia, la fede del profeta. Poi abbiamo nel capitolo 18 3 personaggi che passano e Abramo le invita. Venite da me. Nella versione che leggono gli ebrei, nella sinagoga, dice, io vi laverò i piedi. È lui stesso Dio che vuole lavare i piedi a questi. Abramo vuole lavare i piedi a questi ospiti che passano. Chiede a Sara di preparare il pane e fa ammazzare il vitello. E perché Abramo ha lavato i piedi, si è umiliato, il suo popolo sarà esaltato. Dio gli darà la manna, perché lui ha dato il pane. Dio darà le quaglie, gli uccelli, quando loro saranno nel deserto, perché lui ha fatto ammazzare il vitello nel. E abbiamo Sara che ride, dice, l'anno prossimo ritornerò e Sara avrà un figlio. Sara aveva 90 anni. E il tema, nulla è impossibile a Dio. Questa frase sarà ripresa per Maria durante l'Avvento. Nulla è impossibile a Dio. Questo è molto importante. E poi abbiamo la pagina più bella, capitolo 22 della Genesi. Ha avuto un figlio, aveva 100 anni, e Dio gli dice, offrimi questo figlio. Abramo è sorpreso, ma obbedisce. E perché ha obbedito, ha ottenuto un merito per tutti i suoi figli.
tutte le preghiere degli ebrei finiscono sempre: ricordati che Isacco è stato legato sull'altare, la Akedah di Isacco. I meriti di Abramo e i meriti di Isacco valgono per tutti i figli degli ebrei. E San Paolo farà vedere molto bene che è quello che è la Akedah di Isacco si realizza in Cristo. Cristo porta la salvezza, porta la benedizione proprio perché ha accettato di portarla. Tutto il Nuovo Testamento è una rilettura della storia di Abramo. Abbiamo nel Vangelo di Luca il Magnificat. Maria ricorda la promessa che ha fatto ad Abramo. Zaccaria nel Benedictus, anche lui, ricorda il giuramento che Dio ha fatto ad Abramo di togliere tutti i nostri nemici, di togliere la maledizione per portare la benedizione. Abbiamo il Vangelo di Giovanni. Giovanni dice, ecco, voi siete figli di Abramo, dovete fare le opere di Abramo. E questo è molto importante per l'Avvento. Se vogliamo essere figli di Abramo, dobbiamo fare le opere di Abramo. E poi abbiamo Galati, capitolo 3, dove San Paolo ricorda sempre la fede di Abramo. Anche la lettera agli Ebrei, capitolo 11, ricorda per la fede Abramo è partito. E è molto interessante, aggiunge anche Sara ha creduto. Non si può parlare soltanto di Abramo, bisogna parlare di Abramo e di Sara. Questo è molto importante, specialmente oggi dove c'è una sensibilità molto grande per in questo senso. Quindi la benedizione promessa da Abramo si realizza in Cristo. In te saranno benedetti tutte le nazioni e in Cristo che saranno benedetti. Questa è l'esegesi che fa San Paolo nella lettera ai Galati. L'Avvento deve essere questo pellegrinaggio interiore, va verso di te, rientra in te, perché nella tua coscienza tu troverai Dio che ti parla. E dobbiamo imitare la fede di Abramo. Ogni giorno la fede non è una cosa, una parola, ma si verifica nella vita quotidiana, con piccole azioni, con piccoli gesti. Wow. E poi Abramo, nella tradizione di Isaia 22, quando stava sull'altare per sacrificare, ha avuto una visione divina. San Giovanni lo ricorda, Abramo ha visto il mio giorno e si è rallegrato. L'Avvento deve essere un tempo della gioia. C'è la domenica della gioia, gaudete. Portate la gioia che è l'espressione profonda della vostra fede. Quindi la figura di Abramo ricorre non solo l'Antico, ma anche il Nuovo Testamento. Per lui il padre della fede, il nostro padre Abramo. E grazie ai suoi meriti noi riceviamo la benedizione promessa ad Abramo. Cosa possiamo imparare attraverso di loro per vivere in modo migliore questo tempo dell'Avvento del 2020? L'Avvento significa che Dio è venuto, che Dio viene e che verrà. È la preghiera dell'Avvento, Maranatha. Vieni, Signore. È venuto 2000 anni fa, viene oggi nella Scrittura, nei sacramenti, e verrà di nuovo nella gloria. Per gli ebrei sarà la prima venuta, per noi sarà la seconda venuta in gloria.